È fantastico quando la tua migliore amica è uno chef. Soprattutto se sei incinta. Se sei in dolce attesa, vuoi qualcosa di delizioso 24 ore su 24. E il menù progettato dalla tua amica non solo migliorerà il tuo umore, i nuovi piatti renderanno la tua dieta più interessante. La crostata al formaggio è il primo piatto del menù. Per prepararla, stendi la pasta frolla precotta su una teglia. Bucala leggermente con una forchetta e falla cuocere per 10-15 minuti, fino a quando è mezza pronta. Cucinare è molto soddisfacente quando sei in buona compagnia. Questo è il segreto per continuare a divertirsi cucinando. Frulla le uova, grattugia la mozzarella. Ne prendo un po' se non ti dispiace, devo fare uno spuntino. Aggiungi panna, formaggio, mescola con cura e aggiungi le spezie. Versa il composto sulla base della crostata. E in cima! In cima sbricioliamo un sacco di gorgonzola. Metti in forno per 20 minuti. Ha un profumo così buono. Mettiamola in un piatto più bello. Così. Comunque, volevo qualcosa di più originale. Cosa dovrei aggiungere? Una pera, ovviamente! Le pere contengono molti elementi salutari e completerà la nostra crostata di formaggio. Taglia la pera a fettine sottili e cospargi con zucchero a velo. Fai cuocere le fettine per 30 minuti a 180 gradi o fino a quando non si trasformano in patatine croccanti. La torta sembra così banale su questo piatto. Questo piatto rosa non abbellisce il nostro piatto. Te lo dico io, se vuoi che le tonalità del caramello abbiano un bel aspetto, abbinale a colori metallici. È molto meglio. Non sei d'accordo? Ora che abbiamo concordato i colori, possiamo finalmente iniziare a decorare. E naturalmente, testiamo il gusto. Oh no no no, aspetta! Mangiare una crostata al formaggio senza caramello è un crimine! Prova, capirai cosa intendo! Quindi copriamo il nostro piatto con alcune onde d'ambra. E la cosa bella è che preparare il caramello è facile! Sciogli 150 g di zucchero e versa 300 g di panna calda. Cuoci fino a quando non si addensa e il colore diventa, caramello! Quindi aggiungi il burro e versalo in un bel barattolo per conservarlo. Ecco fatto! La nostra torta è pronta! Non dobbiamo più trattenerci! Finalmente possiamo goderci i frutti del nostro lavoro! Magnifico! La crostata è davvero buona! Ma è solo l'antipasto! Abbiamo ancora 3 piatti che ci aspettano ed è ora di preparare l'insalata di lingua di manzo. È bello che la mia amica abbia tutto pronto. Ha persino cucinato la lingua in anticipo. Ci ha risparmiato 3 ore e mezza. Vediamo com'è. Wow, deliziosa! Oh no, non mi sento molto bene. Non preoccuparti, questo succede di tanto in tanto. Dammi solo un sacchetto di carta e tra un momento starò bene. Sì, pericolo scampato. Devo tagliare i sottaceti? Certo! Sono così salati, deliziosi! Taglia la lingua per l'insalata. È così allettante, non riesco a trattenermi! Mi chiedo se posso mescolare la lingua con qualcosa di dolce. Oh, sembra che ci sia un po' di agitazione qui. Non è stata colpa mia. Oh, un secondo barattolo? Sei la migliore. Mi conosci troppo bene. Li risparmierò, prometto.
E mentre tu metti la lingua tagliata sulla lattuga, io aggiungerò i sottaceti alla julienne. Cospargi con aglio piccante in cima e aggiungi fiocchi di mandorle. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, facciamo tutto così velocemente. Ho realizzato una cosa mentre mangiavo i sottaceti. In questa ricetta manca disperatamente del miele. Casualmente ne ho un po' con me nella mia borsa. Non esco mai di casa senza qualcosa di dolce con me. Sai, a volte quando mangi patatine fritte ti viene voglia di miele. Così porto sempre un barattolo di miele. Puoi mangiarlo da sola o condividerlo con qualcuno. E nel nostro caso, questo è un condimento per insalata perfetto. Adoro combinare cibi dolci e salati. Ora la nostra insalata di lingua di manzo sembra pronta. E ha un sapore impeccabile. E ora è il momento di un po' di cioccolato. Fai sciogliere 40 g di burro di cacao e la stessa quantità di latte. E tanto miele. Mescola e aggiungi 80 g di cacao in polvere. Guarda in questa casseruola, vedo un buco nero tra le stelle. È così bello quando una cosa ha un aspetto grandioso e ha un sapore delizioso allo stesso tempo. Wow, peperoncino! Mi piace questa idea! Non vedo l'ora di assaggiare il mix di dolce e piccante. Versalo in uno stampo. La nostra barretta di cioccolato sarà esteticamente piacevole. Classici colori nero, rosso e bianco. No, è troppo perfetta. Sa cosa manca? Ciao, caro. Ti ho chiesto un'ora fa di comprarmi il mio pesce preferito. Dov'è? Non rovinare il nostro dessert. Ora abbiamo il cioccolato più squisito del mondo. Queste curve grigie. Questo non è un semplice dessert. È un capolavoro. Bene, sai come si dice? Lavora sodo, ma divertiti anche. Mi siederò a guardarti mentre cucini la burro birra. Mescola 160 g di gelato con 70 g di caramello e una tazza di latte. Mescola in un frullatore. Mangiare pesce e guardarti lavorare allo stesso tempo è un doppio piacere. Fantastico! Il drink è pronto! Versalo in dei bei bicchieri. Cosa vuol dire che non è ancora pronto? Ah, giusto! Ho dimenticato la crema! Ed è la cosa più importante! Ti dispiace se l'aggiungo? Eccoci! Fantastico! Quindi, dopo tutto, il bicchiere non è mezzo vuoto. E un po' di caramello in cima, sì. E come tocco finale, barrette di cioccolato e bastoncini di cannella. È delizioso. A ripensarci, farti visita a pranzo è stata una grande idea. Hai reso me e il mio bambino così felici. Ti sarà particolarmente grato per il pesce glassato al cioccolato. Forse vuoi assaggiarlo anche tu?